messaggio è che chiediamo più prevenzione. Il nuovo codice della strada purtroppo va nella direzione inversa prevista dalle direttive europee e speriamo che nel passaggio al Senato possa essere modificato. Chiediamo più prevenzione, più attenzione agli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, e maggior potere ai comuni. Per cui chiediamo delle modifiche importanti e auspichiamo che al Senato queste modifiche ci possano essere. Protestare per appunto la discussione che arriverà adesso in Senato sul codice della strada. Che è un codice che, anche a detta delle associazioni e dei familiari delle vittime della strada, non farà nulla per migliorare questa sicurezza. È un codice chiaramente elettorale, fatto da Salvini in tutta fretta. Noi abbiamo dovuto fare sessioni lunghissime per poter dire, prima della campagna elettorale, ecco, l'abbiamo terminato. Ma avete terminato un codice che non farà che peggiorare la situazione sulle nostre strade. A questo noi non ci stiamo. Si possa trovare a confronto comune tra le opposizioni per cercare di migliorare questo testo? L'abbiamo trovato in Parlamento, su quasi tutti gli argomenti eravamo allineati, ci abbiamo provato con le buone, con i ragionamenti, con i dati, niente, il governo ha preso un atteggiamento assolutamente ideologico, non ci ha ascoltato, proprio qua qualche settimana fa eravamo a manifestare con le associazioni degli NCC, anche loro penalizzati da questo codice della strada rispetto ai taxi. Sono tutti aspetti su cui noi abbiamo cercato di lavorare con emendamenti, con proposte, ma siamo rimasti inascoltati. Quindi un fronte comune ci abbiamo provato ma non ha funzionato e ora siamo qua a manifestare come azione.